Dopo la meravigliosa ed emozionante giornata delle vostre nozze e del vostro autentico sì, vi è capitato di indossare nuovamente l'abito del vostro matrimonio? Siamo a Villa Maremonti. Dopo il grande successo della scorsa edizione, siamo pronti per la nuova stagione di Rimetto l'abito. Che cosa avete provato nel reindossare l'abito? Una grandissima emozione, perché reindossare l'abito da sposa non è da tutti i giorni. Per me è un po' un panico, perché non sapevo se rientravo invece nell'abito. È stato bello. Emozionante, sì. Più che altro anche, ecco, prepararsi insieme è stato anche un strano. Po' rivivere un po' quei momenti di quel giorno. Quando lo stavo per indossare ho detto: speriamo di risentire quelle emozioni che ho provato il giorno che mi sono sposata, e veramente è stato proprio come fare il bis. Mi sono emozionato più per me e per lei, vedere lei. Emozionante e molto molto strano. Anch'io molto emozionante, un brivido di rivivere le emozioni della giornata che abbiamo passato. Beh, molto originale e magico. Semplicemente risposarsi di nuovo con consapevolezza del quel giorno lì. È bella, bei ricordi. Più rilassati però. Più rilassati, sì, sicuramente. Devo dire che un po' fa un certo effetto, poi rivederci come quel giorno è molto emozionante. È stata magica, è stato qualcosa di meraviglioso, le farfalle nello stomaco, come qualcosa, quel sì, giorno, vero? Qualcosa di veramente di fantastico, proprio... Che mi veniva da piangere, però col trucco non potevo e quindi ho evitato. Però sì, benissimo. Sì, la sensazione poi sempre... ci ha accompagnato nostro figlio, quindi qualcosa di meraviglioso. Certo. Ma dai, una bella sensazione, fa piacere rivedere tua moglie. Rivedersi, sì. Rivedersi vestiti così. E qua è bellissimo perché siamo nella zona più bella di Senigallia, quindi il posto è molto bello. Mi sono ricordata del giorno speciale del matrimonio, delle emozioni che ho provato quel giorno, quindi è stato bellissimo, veramente. E io invece un bel sospiro di sollievo, perché ci sono rientrato e poi è stato un piacere rivivere questa giornata qua, però senza l'emozione tutta del matrimonio intera che ti offusca un po' il tutto, invece ci fa godere un po' la serata. La primissima cosa che ti ha detto quando sei arrivata in chiesa? Non ha detto niente, ha fatto questo. E lei? Uguale, è uguale, ha fatto la stessa cosa. Ci siamo guardati, un incrocio di sguardi, dai. Lo sguardo suo era molto profondo. Sì. Sei bellissima. In casa chi è più ordinato? Io. Veramente lei, sì. E chi comanda? Sempre lei. Diciamo che c'è una... vige la democrazia in casa. A casa chi è più ordinato e chi comanda in casa? Ma sull'ordine ordine in realtà... Io sono molto ordinato. Siamo entrambi molto precisi, ma lui un peletto di più. Sì. E chi comanda? No, alla pari. Nessuno. Dai, comanda in 50 in 50. Ordinato. Più o meno uguale. Uguale, dai. Uguale. Siamo abbastanza, sì, precisini. Molto, sì, abbastanza, abbastanza simili. Simili e precisini. Chi è più ordinato in casa? Dai, io. Diciamo lei. Va bene. E chi comanda? Lei. Confermi? Dai, entrambi, un 50-50. Come si comporta in casa? No, è bravissimo, è un tuttofare, quindi lo raccomando a tutti, sì. Lo aspirapolvere. No, ma no, poi pittura, sa fare tutto, da mangiare, tutto. È bravissimo, non posso anche dire mangiare, nulla. Anche mangiare gli piace. Mangia e fa da mangiare. No. E chi comanda quindi in casa? Io. Lei. No. No, anche lui è un bravo comandante, comandiamo in due. E chi va prima a letto la sera e chi si sveglia prima il mattino? Ah, io mi sveglio prima di sicuro, perché lei si addormenta molto... Sono molto profondo, velocemente. Dormo molto tranquilla. Chi dei due va a letto prima la sera e chi si sveglia prima il mattino? Io e tutti e due. È vero, sono un po' comodo, devo essere sincero. Chi cucina meglio dei due in casa? Semplicemente lei, perché è chef. Qui ti va bene? Mi va bene, però anche lui non è niente male. Con lo sposo? Niente segreto suo sempre. La primissima cosa che vi viene in mente del giorno del matrimonio? Una splendida emozione. Cioè, comunque c'è stato calore, divertimento, felicità.
non lo so, no, non si riesce a descrivere con una parola. Sì, anche per me è uguale, sì, è stessa cosa. Non mi ha detto niente, però aveva gli occhi che parlavano, quindi non c'era bisogno. Ricordi quel momento? Sì, sì, capirai, come se fosse dipinto. Me lo ricordo, col padre a fianco. Avete dei figli grandi? Sì, sì, sì. 21 e quasi 20, 25, scusami. Cosa hanno detto quel giorno, la loro sensazione? Beh, si sono emozionati, immagino, no? Poi ci hanno fatto da testimoni quel giorno, quindi è stato qualcosa di unico per una mamma, perché vederli accanto in quel giorno, due uomini, e averli avuti piccolini poi vicino a noi nel matrimonio, è stato il momento più bello della mia vita. Come avete accolto l'invito di Andrea a questa serata? Ma è molto, stato... molto, con molto piacere, perché siamo trovati benissimo il giorno del matrimonio e ci tenevamo comunque a rivenire per festeggiare di nuovo tutti insieme. È una bellissima occasione per indossare l'abito, quindi devo dire che fa anche un po' strano rivedersi a fianco a tutte le coppie sposate di questa stagione, però un'ottima idea di Andrea e l'abbiamo accolta con molto piacere. È stata una bella iniziativa, molto originale. Un famoso detto dice: squadra vincente non si cambia. In questo contesto il format di Villa Maremonti non cambia. No, infatti anche quest'anno abbiamo ripetuto l'evento Rimetto l'abito, perché veramente faceva piacere a tutte le coppie di sposi. È un evento in cui c'è l'emozione, c'è proprio il calore di stare insieme, come potete vedere poi dalle varie interviste che hai fatto. C'è proprio una serata veramente speciale, una serata tranquilla, in famiglia, dove non c'è nessun tipo di interesse commerciale. Questa è una serata completamente che Villa Maremonti con tutto il suo staff offre alle coppie di sposi che ci hanno scelto. È un continuo impegno di tutti noi per cercare di migliorare sempre, per cercare comunque di avere sempre calore con i nostri clienti. Questo l'abbiamo trasmesso in due anni e lo faremo per tutto il 2024 e 2025 che già ci hanno scelto. Siamo molto contenti di questo risultato. Andrea, la cosa che maggiormente ti chiede la coppia di sposi quando viene a chiedere delle informazioni e poi sceglie per il loro banchetto Villa Maremonti? Ovviamente è la qualità del cibo, quella in primis, la quantità, che comunque non ci devono essere sprechi, noi cuciniamo tutto espresso per cui questo non succede, poi anche la disponibilità nel seguire la coppia, non è solo un rapporto mangiare e pagare, no, qui c'è ovviamente un percorso di un anno intero in cui noi insieme alle nostre coppie li seguiamo, cerchiamo di ottimizzare tutte quelle che sono le loro richieste, essendo il più disponibili possibili. Questo è ovviamente anche nell'orario, sì, perché a Villa Maremonti l'evento dura parecchio e questo ce lo possono garantire tutti. Quale menù va per la maggiore, il menù di carne o di pesce? Ma diciamo, ovviamente essendo su una terrazza rivolta verso il mare, un po' più il pesce, ma nulla togliere alla carne. Infatti noi facciamo il gran buffet che sia di carne che di pesce su due terrazze, la terrazza verso mare tutto il buffet di pesce, la terrazza verso monte tutto il buffet di carne vegetariano. Andrea, prenotazioni per il 2024 e già alcune coppie hanno confermato e hanno prenotato Villa Maremonti per il 2025, il tuo grazie a chi va? A tutte le coppie che ci hanno lasciato un bellissimo feedback, recensioni bellissime anche sui portali del settore, ma molto anche a tutto il mio staff che si impegna continuamente. Ludovica, una delle tante risorse qui di Villa Maremonti, raccontaci quanto orgoglio e quanta soddisfazione è lavorare in questa bellissima struttura. Sicuramente l'impegno è tanto, ce n'è, il lavoro è tanto, quindi a volte si sente, ma vedere tutte queste coppie di sposi qua che ti salutano, ti dicono ciao Ludo, come stai, come se fossi una loro amica di una vita, mi fa sentire davvero gratificata e felice di fare questo lavoro. E qua poi lavorare qua, cioè, è impagabile, perché lavori vedendo il mare, le colline, quindi dai, anche lo sforzo è ripagato con una bella
bella vista. E poi lavorare con un team così coeso è sempre bello, siamo ragazzi più grandi, più piccoli, che è sempre, siamo sempre felici insieme, quindi dai, lavorare non è un peso. Abbiamo parlato di un ricco menù, di un prestigioso e prelibato banchetto, dopodiché la serata continua, non finisce lì, eh? Assolutamente sì, i matrimoni che di giorno noi li facciamo arrivare anche fino a mezzanotte, proprio perché qua la festa deve continuare.